Questa sera non chiamarmi, questa sera devo uscire con lui. Io pensavo fosse impossibile, io lo vorrei ma poi mi viene voglia di piangere. Amici mai, caro Cristiano Ronaldo, amici mai, buongiorno, amici dello Zoccolo Duro. Come sapete, io ho una passione particolare per CR7. È atterrato. Ho messo nel titolo rigore per la Juve per far subito capire che da oggi non siamo più amici. Non siamo più amici, caro CR7. Rispetto per il giocatore, sei forte, bravo, ma da oggi indosserai quei colori, anzi, quella maglietta senza colori, completamente scolorita, priva di emozioni vere, quindi diventerai un nemico al 100% e non ci sarà più pietà per te. Zero pietà per chi va a indossare quella maglietta senza colori. Quindi, oggi farò la penitenza. Oggi farò la penitenza, mi tocca cantare l'inno della Juve. Ci proverò, dopo la faccio e ve la pubblico. Quindi rimanete connessi. Che pubblicherò la penitenza. Ieri avete visto la live di Daniel, ha avuto tante visual, sono contento, così iniziate a conoscere anche gli altri. Vi ricordo che attualmente siamo in tre su YouTube, io, Cristiano il Tecnico e Daniel, gli altri li trovate tutti su Facebook e pian piano ve li presenterò. Comunque, parlando di Ronaldo, oggi a terra, Ronaldo Day, bla bla bla, tutte ste cagate ormai non interessano più. Come ho già detto, sono rimasto scioccato, sono andato su Plutone, sono tornato perché pensavo fosse un acquisto impossibile. Purtroppo l'hanno preso. Da oggi inizia a essere un nemico e iniziamo a pensare a come batterti, a come batterti, a come stenderti, a come meglio se giochi solo la Champions, tanto non la vinci, cioè tutte quelle cose là che ci piace dire a noi avversari, a noi avversari. Parliamo della finale. La finale l'ha vinta la Francia, altra squadra amatissima proprio. Peggio di così, Ronaldo la Juve, la Francia campione del mondo, non lo so, mancava solo la Germania, eravamo a posto. Comunque, la Francia ha meritatamente vinto il mondiale. È la squadra più forte. Hanno avuto anche un cammino abbastanza semplice, perché a parte l'Argentina, che questa Argentina l'abbiamo vista che era poca roba, alla fine è stata fortunata a trovare sempre avversari, perché le big si sono autodistrutte da sole man mano. Quindi alla fine ha avuto un cammino molto semplice la Francia e ha vinto tranquillamente, anche ieri 4 gol. Una squadra che prende 4 gol in finale mi ricorda qualcuno, che pia 4 una squadra che pia 4 gol in finale non può pretendere di vincere, questo è puramente ovvio. Quindi va bene così. Per quanto riguarda il Milan, questa qua sarà la settimana della verità, la settimana della verità. La UEFA deve mandare il contro dossier per il TAS il 19, correggo un attimo le date. Il 19 ci sarà la sentenza del TAS. Mentre le italiane in Europa League inizieranno a giocare il 26 luglio, non il 19, io ho detto il 19, no, perché non giocano le italiane. Le italiane inizieranno il 26 luglio, quindi 19 c'è il TAS, il 26 si gioca. Capite che questa settimana, oggi cos'è? 16, ormai siamo là. Questa settimana si saprà la verità. Uno sul TAS. Due. Il 21 ci sarà l'assemblea in casa Milan, dove decideranno presidente, mica presidente, dirigenti, eccetera. Si parlerà anche di mercato. Continua a girare la voce del Pipita Higuaín. Per me è un sogno esagerato. Un sogno era Shevchenko. Non è un sogno, però diciamo che sarebbe il top che possiamo comprare noi oggi. Comunque sia, non vai a vincere, eh? Cioè non è che vinci il campionato con Higuaín, quindi a me finché non si vince mi interessa poco, però ci vuole un bomber di peso da prendere, eccetera. Il Chelsea è stra super avvantaggiato sul Pipita, però se non dovessimo prendere il Pipita, magari capita un Morata, magari qualcosa prenderemo, al contrario di quello che dice il mio amico Fede, qualcosa il Milan prenderà.
La clausola, le clausole, finite le clausole. Suso, nessuno ha pagato la clausola dell'estero, nonostante il procuratore l'abbia proposto a destra manca, alla fine Suso rimarrà, perché al momento nessuno ha pagato la clausola. Quindi, a meno che non vengano a farci una bella super offerta da 40-50 milioni, rimane lì dov'è, purtroppo, perché a me sapete che Suso non piace. Tra l'altro, se il procuratore è andato a proporla a destra manca, vuol dire che era lui che voleva andare via. Perché se no lui diceva al procuratore: oh, dove vai? Ma che io rimango al Milan. Quindi, per quanto mi riguarda, caro Susino, cara pesca, perché le Susine sono le pesche, cara pesca, te ne puoi andare pure tu. Per quanto riguarda Donnarumma, non sono arrivate offerte, le aspettiamo. Al momento quelli che partiranno sono Locatelli, circa 12 milioni. Ora non hanno firmato perché prima del 21 non possono neanche firmare, perché non si sa chi deve firmare. Quindi fino al 21 non si può firmare. Però Locatelli andrà al Sassuolo, 12 milioni. Via. No, Bacca, Kalinic, 18 più 2, dovrebbe andare o all'Atletico o al Siviglia. Via pure lui. Bacca, ci daranno quattro noccioline e va via pure lui. E poi vediamo Silva. Io lo darei in prestito, Silva, perché secondo me ha potenzialità, e se non gioca non serve. Cioè, fondamentalmente, ragazzi, i giocatori devono giocare, soprattutto i giovani devono giocare. Se non li fai giocare, non serve, non serve, non serve. Per quanto riguarda invece l'Inter, so che si allontana leggermente la pista Versalico perché l'Atletico vuole i soldi e non gliene frega niente dei prestiti. Finalmente la società che gli dice: oh, mi devi dare i soldi, mi devi dare, giustamente. Per il resto, questa settimana vedrete che senza il mondiale inizieranno ad arrivare nomi, bom 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 bom, a caso, perché domani i giornali con cosa aprono non sanno cosa dire. Lo dico già, vi preannuncio già il giornale di domani. Ci sarà qualche bomba inventata di mercato che poi magari si realizza. Così, in ogni caso la butto. Allora, se arriva una vera bomba, ovviamente la buttano su. Se non arriva, se la inventano. Quindi domani vedrete, non essendoci più il mondiale, bom 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 bom, spara a caso. Vediamo, la Juve comunque non si è fermata, potrebbe comprare ancora. Vedremo, vedremo, vedremo. Quindi ragazzi, ci vediamo alle 15 con la live con Vito. Farò la penitenza, non il live, farò proprio un video penitenza, quindi attivate la campanella, attivate la campanella, attivate la campanella, prova a cantare, attivate la campanella, attivala, così ogni volta che c'è un video ti arriva la notifica, non è fastidioso, ti dice: guarda, c'è quel pirla di Luca che fa il video dello zoccolo duro. E tu dici: lo guardo? No, lo guardo dopo. Sì, dai, lo guardo subito. Metti un bel like e ci vediamo alle 15. Ciao belli!